Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli carissimi qui presenti, fratelli e sorelle uniti a noi attraverso i mezzi di comunicazione, questa assemblea liturgica, così originale, è preludio della Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità di questa Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme e dà così compimento al mistero della sua morte e resurrezione. Lo accogliamo e lo accompagniamo con fede e devozione, Lui che è il nostro Salvatore, che entra nella città santa, e chiediamo a Lui la grazia di entrare oggi come sempre nella santa sua Chiesa, perché i suoi discepoli, cioè noi, possiamo seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Accresci, o Dio, la fede di chi spera in te, e concedi a noi tuoi fedeli che rechiamo questi rami in onore di Cristo trionfante, di rimanere uniti a Lui per portare frutti di opere buone per Cristo nostro Signore. Oh,
figlio di Davide. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini Cristo Gesù tuo Figlio, Salvatore nostro, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho posto resistenza, né mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non restare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea, lodate il Signore voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa, il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù chiamato Cristo?» Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stato molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?» Quelli risposero: «Barabba». Chiese loro Pilato: «Ma allora che cosa farò di Gesù chiamato Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!» Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli misero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Parola del Signore. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano,
scuotendo il capo e dicevano: «Tu che distruggi il Tempio e in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei il Figlio di Dio, e scendi dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio». Anche i banditi crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene lì a salvarlo». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in 2 da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui era figlio di Dio». Parola del Signore. Gloria a te. Una delle parole che ricorre spesso sulle nostre labbra in questi giorni e che ascoltiamo quasi continuamente per televisione è la parola che suona così: irrealtà, surrealtà. Viviamo dei paesaggi surreali o irreali. Questa parola mi accompagna in questi giorni di meditazione, di silenzio, di ascolto della parola del Signore in quella che è appena cominciata la Settimana Santa e già da ieri. Viviamo dei panorami surreali. Strade vuote, solitudini acuite, malati emarginati. E in fondo
la realtà che ci fa toccare con mano, la nostra realtà. Guardando alla solitudine che il virus ci impone, viene in mente la nostra solitudine di ogni giorno. Soprattutto nel mondo occidentale viviamo un tempo affollato di gente, ma anche di solitudini di persone, che l'una accanto all'altra non riescono ad incontrarsi, a comunicare, a crescere e a progredire. La realtà di questi giorni ci sta facendo toccare in un modo traumatico, oserei dire paradossale, la nostra realtà umana di questo nostro tempo. Tempo di solitudine, tempo di sofferenza, tempo di sospetto e di competizione. Ebbene, anche in questo nostro tempo giunge l'annuncio e il racconto, abbiamo appena ascoltato, della passione del Signore. Anche questo termine, passione, si può prestare a delle ambiguità. Passione del Signore perché ha sofferto, certamente, ma passione di un Dio, ancor più certamente, amante dell'umanità. Che cosa ci è dato di vivere? A noi gente che ci siamo finalmente accorti perché siamo stati costretti, ci siamo finalmente accorti delle nostre solitudini e delle nostre contrapposizioni, delle nostre menzogne, delle nostre malattie, degli innumerevoli virus di malignità che albergano nel nostro cuore e nella nostra società. Che cosa ci è dato di accogliere, di contemplare in questi giorni, se non la passione d'amore di un Dio per l'umanità intera, per ogni uomo e per ogni donna che vede e vive sotto il sole. Passione d'amore, dunque, che supera ampiamente il dolore, la sofferenza, il disagio, la difficoltà che Gesù, innanzitutto Lui, ha vissuto. Guardiamolo sulla croce, nella paradossalità di un grido apparentemente disperato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Insieme a quell'altro, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Un popolo che lo acclama è lo stesso popolo che grida crocifiggilo. È la nostra vita fatta di tante ombre, è la vita nostra di tutti i giorni fatta di tante paradossalità. Mentre acclamiamo il figlio di Davide, ne invochiamo la crocifissione e la morte. Lo invochiamo con il nostro desiderio, con i nostri desideri di megalomane grandezza.
ne urliamo, quasi pretendiamo la crocifissione, quando Lui, dall'alto della croce, ci mostra l'amore di Dio in tutto il suo splendore. Oggi è la Domenica delle Palme, della Passione del Signore. Due cose che sembrano escludersi, il grido di accoglienza nella città di Gerusalemme, il grido di condanna e di morte. Siamo noi, con le nostre contraddizioni, con le nostre oscurità, con le nostre volubilità, dinanzi a colui che è la roccia, stabile e perfetta, sulla quale costruire la casa della nostra vita. Lui guardiamo, Lui contempliamo, Lui, il Dio amante e crocifisso, che con il suo amore dà speranza al nostro cuore, che con la sua croce perdona i nostri peccati. Sì, guardando a Lui sulla croce, noi impariamo l'amore folle di Dio per ciascuno di noi. Nonostante tutto, nonostante l'impossibile umano, ci dice di disperare, il Dio dell'impossibile ci invita alla speranza attraverso i gesti di carità concreti, quelli che oggi siamo chiamati a vivere nei riguardi di quelli più bisognosi di noi, quelli che siamo chiamati a realizzare lungo tutto l'arco della nostra vita. E allora, mio Signore e mio Dio, Tu che pur essendo Dio Ti sei fatto servo nello svuotamento e nell'abbandono di Te stesso, perché gli uomini abbiano la vita. La Tua non è una morte che porta alla disperazione, la Tua è una morte che porta alla vita. La Tua morte è fonte di vita e di speranza di vita. Facciamo la nostra professione di fede, e la fede della Chiesa, che sostiene la nostra preghiera, la nostra supplica, la nostra intercessione. È la fede della Chiesa che ci apre alla speranza dell'amore infinito di Dio, è la fede della Chiesa che ci suggerisce le opere concrete della concreta carità cristiana. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi, sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo. Forti di questa fede, vogliamo presentarci al Signore, presentare a Lui le nostre invocazioni, dicendo: Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, custodisci la tua Chiesa, dona ai suoi ministri un cuore umile, generoso e sincero. Padre nostro, ascoltaci. Illumina i governanti e i legislatori, conforta le vittime delle ingiustizie umane. Padre nostro, ascoltaci. Consiglia chi dubita, aiuta chi vuol credere, guida chi è in cerca della verità. Padre nostro, ascoltaci. Soccorri i poveri, conforta gli agonizzanti, dona speranza ai disperati. Padre nostro, ascoltaci. Edifica sulla carità le nostre comunità, difendi l'unità delle famiglie, dona ai giovani la gioia di lavorare per il tuo regno. Padre nostro, ascoltaci. Ancora come sempre, ti presentiamo Dio onnipotente, Padre buono e misericordioso, i nostri fratelli che sono nella prova della sofferenza e quelli, fratelli e sorelle, che sono nella prova del rischio della vita per il servizio agli altri. Tu che sei il Dio dell'impossibile, fa sorgere dai nostri deserti fiori profumati di verità e di pace. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Dio onnipotente, la passione del tuo unico figlio, affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli che era senza peccato accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi ad un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua croce lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Rocco, San Francesco Antonio, il Beato Agostino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù, Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Insieme con Gesù, fratello e Signore nostro, a nome di tutta quanta l'umanità, soprattutto l'umanità sofferente, ripetiamo la preghiera del Vangelo. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un gesto di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donaci la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto un troppo di salvezza.
Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio Gesù, ci hai aperto alla speranza nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Sin da oggi, buona Pasqua a tutti. Soprattutto quest'anno, buona Pasqua di risurrezione a ciascuno di voi, al mondo intero. Il Signore sia con voi. Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, l'abbondanza dei tuoi doni, la salute del corpo e dello spirito, la concordia fraterna e la pace, la gioia di servirti nella Santa Chiesa, per Cristo nostro Signore. E per intercessione della Vergine Santa, Madre di Dio e Madre nostra, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La misericordia del Signore sia essa la nostra forza. Andiamo in pace.